Buongiorno da San Sebastiano da Po, rigorosamente in casa per dare il buon esempio ai nostri cittadini. Sono ormai trascorsi oltre 20 giorni dalla prima segnalazione di un caso di contagio. Ebbene, abbiamo aperto immediatamente il COM e ci siamo attivati per sostenere negli alimenti i figli della signora ammalata, ragazzi minorenni. Ebbene, grazie alla Luxottica prima e alla casa di riposo Ripa Peracca dopo e al volontariato dei ragazzi che gestiscono Cascina Caccia, bene confiscato alla mafia che si trova presso il nostro comune, abbiamo soddisfatto queste esigenze. Poi è venuto il secondo caso e abbiamo anche qui continuato a sostenerlo fino al momento del ricovero. Ci siamo attivati presso i nostri commercianti affinché consegnassero e consegnino la spesa direttamente presso le abitazioni. Un grosso ringraziamento va a questi commercianti perché sono tutti piccoli negozi di vicinato e quindi hanno delle difficoltà ad organizzarsi per queste consegne. Successivamente abbiamo accompagnato e istruito i nostri cittadini per conoscere e per rispettare i vari decreti e le varie ordinanze. Siamo riusciti ad acquistare un blocco di mascherine che in due tranche sono state distribuite, prima una e poi una seconda ad ogni famiglia, grazie al volontariato dei ragazzi della Protezione Civile e del gruppo Alpini di San Sebastiano, al quale va il nostro più grande ringraziamento. Questa settimana abbiamo consegnato i buoni spesa alimentare finanziati dal governo, così come appoggiamo e sosteniamo coloro che vogliono offrire del denaro, fare offerte affinché contribuiscano a rimpinguare le casse della Caritas e anche della Croce Rossa Italiana, sede di Lauriano, che ha la sede però a San Sebastiano da Po. Questo perché hanno un'estrema necessità di acquistare della materia prima, della struttura necessaria per i volontari. In questi giorni sono aumentati i casi. Cosa dire? L'augurio che posso portare è quello dell'esempio della prima signora contagiata, una mia ex consigliera, che è a casa ed è uscita finalmente dalla malattia. L'augurio è che con la buona volontà, col rispetto, con lo stare in casa, tutti quanti riusciremo a sconfiggere questo virus e a tornare felici alla nostra tradizionale vita.